L'apertura di una filiale TNT qui ad Alpignano diventa l'occasione per parlare di economia e di logistica. Andiamo a sentire la voce dei protagonisti. In tempi di ristrettezza economica, l'apertura di una sede operativa di un'azienda importante come TNT diventa l'occasione per fare il punto della situazione economica di un'Italia che non si vuole fermare, ma che anzi cerca in tutti i modi di ripartire. Ad Alpignano, città della cintura torinese, posizione strategica per la logistica a servizio della provincia, un motivo in più per essere contenti. Quali sono gli obiettivi? Sicuramente quello che ci riempie d'onore di essere qui ad Alpignano è proprio il fatto di poter avere un contatto diretto con il territorio, cioè poter fornire una filiale direttamente a contatto con il cittadino per coprire tutta la zona del Piemonte e quindi dare un maggior servizio postale in tutta la zona. Gli obiettivi sono sicuramente la consegna della posta, tutto ciò che quindi poi è collegato alla posta, pacchi, parcel, e-commerce e quant'altro, ovviamente cercando di farlo nel miglior modo possibile. Soprattutto a livello di tempistica in questo punto? Assolutamente sì, con la nostra posta certificata, che è una posta che viene tracciata dal momento della sua creazione al momento della consegna. Quindi noi in ogni minuto della vita della lettera o del pacco sappiamo esattamente dove è localizzato, per poter dare un miglior servizio possibile sia lato azienda che lato utente finale. Sicuramente essendo anche sulla cintura torinese c'è anche un rapporto privilegiato con le aziende. Voi per le aziende avete qualche prodotto particolare? Ma tutti i nostri prodotti sono anche pensati per l'azienda, quindi noi facciamo anche dei servizi che sono ritagliati su di loro e sulle loro esigenze, quindi forniamo anche una reportistica sulle modalità di consegna, sulle tipologie e la clientela contattata, forniamo anche tutti i database di qualifica degli indirizzari dei nostri clienti, ma anche poi servizi di stampa, anche di creazioni personalizzate di buste come vogliono le aziende. Avete previsto delle formule anche particolari per i clienti più affezionati? Sì, quelle sicuramente, e volta per volta le elaboriamo insieme. In un periodo così difficile a livello proprio economico, l'apertura di una nuova sede significa anche comunque dare delle opportunità lavorative. Sì, assolutamente. Noi in Italia, in tutto il territorio italiano, impieghiamo più di 5.000 persone e qui nel territorio piemontese, tra diretti e indiretti, abbiamo circa 350 assunzioni già in atto, per cui stiamo crescendo, quindi speriamo di continuare così. Il mercato in questo senso è un mercato in espansione? È un mercato non esattamente in espansione, ma è un mercato vivace, perché comunque il servizio postale è un servizio che sta leggermente decrescendo, ma al contempo cresce l'e-commerce. Quindi ci stiamo comunque sviluppando in quel senso e quindi in un senso lato possiamo chiamarla anche crescita. Questa filiale viene creata alla fine di un percorso molto importante per gli imprenditori locali che costituiscono la base del nostro modello di business, ed è una filiale da quale ci aspettiamo un miglioramento sicuramente ancora di più dell'efficienza del nostro servizio presso l'utenza finale e il supporto a una crescita commerciale che in quest'anno nel Piemonte è stata molto importante per quanto riguarda TNT Post. Quindi essere più vicini ai nostri utenti, ai nostri clienti per crescere ancora più velocemente. TNT Post è una realtà un po' anomala rispetto all'andamento delle condizioni economiche e sociali del nostro paese in questo momento, perché siamo una multinazionale olandese, ma che ha deciso di, come modello di business, valorizzare l'imprenditoria locale, quindi creare posti di lavoro nuovi e soprattutto efficienza alla luce dell'interesse che chi è del luogo ha anche per la sua città. Tra l'altro la filiera della logistica, diciamo così, come cintura torinese è una delle più importanti anche sulle direttrici di traffico. Assolutamente sì, Torino, Milano sono al nord Italia, come anche altre città molto importanti, dei punti di riferimento e degli snodi focali sia per l'attività economica ma che anche per i collegamenti tra il nostro paese, che sappiamo essere un bellissimo paese, ma che si dipana in una situazione di comunicazione non molto semplice, perché passiamo dalle montagne alle pianure. Abbiamo un paese che è
facilmente raggiungibile con tutti i mezzi di comunicazione, ma soprattutto grazie a Tieniti Post è raggiungibile, è facile raggiungere le famiglie grazie ai nostri postini. Ovviamente la parte politica, sindaco e provincia in testa, non possono che manifestare soddisfazione per un intervento che dà speranza all'economia della zona. È sicuramente una buona notizia. Dicevo poc'anzi all'inaugurazione al taglio del nastro che abbiamo avuto una forte deindustrializzazione causata dalla chiusura delle industrie manifatturiere. Avere industrie del terziario avanzato e della logistica che intendono investire qua sul territorio è importante anche per dare la risposta al pubblico giovanile, a coloro i quali hanno gonfiato le liste di disoccupazione e che rischiano di andare all'estero perché non trovano più lavoro qua. Tra l'altro, a livello proprio di attività economica industriale, Alpignano, quali sono i suoi punti di forza? Alpignano aveva due punti di forza manifatturieri, come tutte le città dell'Interland torinese. Erano la Philips, fabbrica di lampade storica olandese, e la AE Borgo, che poi è stata trasformata e incorporata dalla Federal Mogul e produceva pistoni per auto. Oggi abbiamo un terziario avanzato, alcune piccole aziende manifatturiere ad alta tecnologia. La fortuna rispetto al passato è che sono molte le piccole aziende, è più improbabile che molte aziende chiudano per crisi, mentre alla fine degli anni 80 e inizio anni 90 la crisi che ha colpito Philips e AE Borgo ha provocato un forte impatto di disoccupazione sul tessuto sociale alpignanese. TNT Post può essere un ottimo interlocutore per tutte le aziende che sono presenti attualmente sul nostro tessuto della nostra città. Domanda che le facciamo come sindaco, in questo momento in cui comunque si fa forse difficoltà a chiudere un bilancio, quali sono le leve su cui deve puntare un'amministrazione comunale? La logica maggiore è quella di non aumentare le imposte, contrarre in parte le spese, mantenendo però i servizi. Sembra la classica logica biblica che tutti dicono, il manuale del perfetto politico. Noi abbiamo fatto una scelta. Da 3 anni non aumentiamo la tassazione a livello di servizi di domanda individuale, parlo di mensa e trasporto scolastico. Abbiamo scelto di abbassare l'IMU rispetto a quello che era il 4 per 1000 statale e così i nostri cittadini sulla prima casa non hanno pagato nulla. Sull'addizionale comunale IRPEF abbiamo fatto una divisione netta. I redditi sopra i 55.000 euro pagano fortemente, quelli sotto pagano di meno e abbiamo creato, tra i primi qua in zona, un fondo di solidarietà per le famiglie in difficoltà rimborsando dall'anno d'imposta 2013 l'addizionale pagata. Consigliere, l'inaugurazione di una sede TNT in un momento di difficoltà economica, una buona notizia? Direi finalmente una buona notizia, diciamo un buon passo avanti. Essendo ottimista di natura, penso che proprio questo sia l'anno giusto affinché proprio questo territorio di cui sono consigliere provinciale abbia, diciamo, l'iniziazione, diciamo così, di un momento lavorativo importante come quella di TNT Post. Questa zona è proprio una delle zone che questa provincia di Torino, con gli ultimi finanziamenti, tra cui i più importanti, è riuscita a dare il sistema logistico più importante di tutto il Piemonte. Proprio qua è stata costruita dalla parte della provincia di Torino la statale 24, oltre alla circolazione della Regia legata a Venaria e alla struttura della parte culturale, questa è una delle zone che è stata costruita una viabilità a servizio di questa zona che va verso la Val di Susa, quindi va verso il traforo, ma soprattutto serve praticamente all'arrivo verso Torino. Nonostante, diciamo, le competenze non legislative ma amministrative che ha la provincia, che è un'altra cosa, quindi amministra, gestisce, sono 3.081 chilometri di strade provinciali che la provincia di Torino gestisce, vuol dire dalle manutenzioni degli asfalti, alla pulizia delle strade, allo sfalcio dell'erba e anche al servizio di sgombero neve come sta facendo in questo momento, ci chiediamo dopo da chi verranno gestite. Quindi in una realtà come questa d'Alpignano, dove si insediano delle imprese che hanno bisogno della logistica, mi chiedo come si possa pensare di gestire una statale importante come quella 24 che serve praticamente il territorio alpignanese, pianezzese, anche venariese e torinese, come possa essere gestita da un altro ente che ancora non si conoscono né funzioni né, diciamo, nome per poter gestire queste cose. In conclusione, quale
deve essere il brand di TNT? Innovativa e in crescita. Guardiamo al futuro.